Nel giorno dello sciopero generale dei sindacati di base nelle principali piazze italiane, l'esecutivo interprovinciale dei COBAS di Pescara e Chieti sceglie il capoluogo tiatino per il presidio di protesta contro le politiche dell'esecutivo Draghi, sbilanciato dalla parte delle aziende a discapito dei lavoratori e di quelle che i manifestanti, che si sono dati appuntamento in corso Marrucino davanti alla prefettura di Chieti, definiscono riforme peggiorative nel solco di una ristrutturazione produttiva e sociale auspicata dalla governance dell'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale, come spiegato da Giuseppe Racaniello, dell'esecutivo nazionale dei COBAS per la scuola. Tutto il sindacalismo di base esprime una forte preoccupazione riguardo all'applicazione del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Riteniamo che ci sia il pericolo che questo governo abbia intenzione di far passare entro la fine dell'anno tutta una serie di riforme che da molto tempo i settori produttivi e imprenditoriali stanno tentando di far passare dei provvedimenti che sono sicuramente peggiorativi rispetto alle condizioni generali della classe lavoratrice. Io rappresento il COBAS Scuola, le rivendicazioni in questo settore sono molto chiare: il rinnovo del contratto nazionale che è già scaduto da 3 anni, l'assunzione a tempo indeterminato dei colleghi che lavorano già da 3 anni e non solo diciamo, nel personale docente, anche nel settore degli ATA. La questione delle classi che noi chiamiamo pollaio, un investimento sostanziale sull'edilizia scolastica. Questa è la prima occasione in assoluto in cui tutte le sigle del sindacalismo di base si sono unite per proclamare questo sciopero generale. Il presidio dei COBAS ha raccolto anche le istanze del comparto del lavoro privato, di cui si è fatto portavoce Domenico Ranieri, dell'esecutivo interprovinciale dei COBAS di Chieti Pescara per il lavoro privato. Oggi assistiamo in questo territorio, ma in tutta la provincia, a una delocalizzazione di molte industrie che allo stato attuale sono in pieno regime e non spieghiamo i motivi. Uno potrebbe essere attrarre investimenti verso la Polonia, dove è chiaro che la manodopera è più bassa e il maggior profitto, e quindi questo sta destabilizzando il nostro territorio. La scelta di Chieti come sede di questo presidio non è stata casuale, volete lanciare un segnale chiaro e forte per sostenere il territorio che rischia nei prossimi mesi di scontare anche la crisi del settore dell'automotive? Sì, l'automotive è motore trainante di questa regione, abbiamo la Pilkington, abbiamo la Denso, abbiamo la Sevel che in questi giorni ha rimandato a casa 300 lavoratori dal cambio turno, quindi siamo fortemente preoccupati anche per il nuovo stabilimento a Gliwice in Polonia che potrebbe destabilizzare completamente la Val di Sangro e quindi con ricadute pesanti sul Chietino ma anche su tutta la regione.